Alessandro Borrelli, direttore Buongiorno. dello stabilimento IA. Il motivo di questa nostra visita è per fare soprattutto chiarezza su che cosa sta accadendo realmente all'interno di questa fabbrica. Sì, allora in questo momento noi stiamo lavorando, possiamo fare un giro in produzione così ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Abbiamo un piano di produzione che prevede la produzione di 400 autobus quest'anno. C'è sicuramente qualche problema su, diciamo, l'arrivo dei materiali in fabbrica, però comunque diciamo, la produzione e diciamo, la saturazione degli operatori comunque è garantita anche se non al 100%. Quello che abbiamo, diciamo, come problematica, magari è un problema di flusso di materiali e quindi di lavorazioni che vengono fatte. Però possiamo farci un giro insieme e vedere Entriamo all'interno della fabbrica. Ecco, qui dove ci troviamo? Allora, qui è la linea di montaggio, quindi che come vediamo è una linea a U fatta a 28 soste, quindi dalla sosta 1 che è quella in fondo, poi gli autobus fondamentalmente avanzano lungo la linea e ritornano dall'altro lato. Okay? In questo momento abbiamo numerosi autobus come vedete in lavorazione, con diversi clienti. In questo caso vediamo un autobus Novara, che è un autobus elettrico. Abbiamo diverse commesse sia appunto sui veicoli Novara, che abbiamo prodotto anche l'anno scorso e quest'anno come veicoli elettrici. Poi abbiamo un lotto di veicoli Acamir per la Campania 43, di cui una parte stiamo consegnando, abbiamo già consegnato, una parte li stiamo consegnando proprio in questi giorni. E poi abbiamo altri clienti come Biella, come diciamo, altri veicoli successivi che entreranno in produzione all'inizio della fabbrica. Come vediamo, in questo momento stiamo montando la parte impiantistica, no? Possiamo scorrere e vedere anche il resto. Con queste prime immagini possiamo già dire con certezza che c'è un cuore che batte qui. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi in questo momento abbiamo proprio in questi giorni stiamo diciamo, lavorando molto intensamente per consegnare i veicoli Acamir e per recuperare il più possibile il veicolo Novara che sono in ritardo, e stiamo lavorando anche il sabato spesso per riuscire a recuperare e consegnare in tempo secondo le richieste del cliente. Quali sono i problemi, gli ostacoli reali di questa azienda? Allora, in questo momento specifico il problema è garantire un flusso di materiali che è, diciamo, continuo e senza interruzione diciamo, all'interno della fabbrica, quindi i fornitori consegnino con le cadenze ben stabilite e permettano a questo punto l'ingresso sulle linee di produzione in maniera continua e garantire un processo continuo, cosa che oggi magari non avviene a pieno, e quindi siamo costretti a fare magari dei recuperi successivi perché il componente è in ritardo. Ok? Non corrisponde a verità che non ci sono qui gli attrezzi per lavorare. Beh, no, non è vero, perché in questo caso specifico, per esempio, abbiamo addirittura delle attrezzature aggiuntive, no? In questo caso vediamo questi operatori che stanno lavorando, dove abbiamo messo delle attrezzature aggiuntive oltre quelle standard per poter fare questi recuperi. Quindi abbiamo anche delle strumentazioni di backup per poter lavorare in sicurezza e per poter fare le lavorazioni che serve fare. Questa è tutta la linea di montaggio, possiamo fare un giro anche sulla saldatura, magari, se vuole, dove è un po' più in fondo. Quanti operai sono al lavoro attualmente? Quanti operai?
Diciamo che abbiamo circa come operai diretti 220 persone, più chiaramente c'è tutta la struttura indiretta di fabbrica, e quindi in un totale tra impiegati e operai indiretti che si occupano quindi della parte logistica, assorbimento, linee e qualità, raggiungiamo le 360 persone. In questo momento stiamo costruendo diversi sottogruppi che compongono poi il corpo finale, che è questo qui, che sarebbe la scocca completa. E come vediamo, loro ogni giorno in questo momento producono una scocca. In realtà stiamo facendo anche un po' meglio di una macchina al giorno sulla produzione delle scocche, perché riusciamo a produrne addirittura 6 a settimana, quindi stiamo facendo, in questo momento stiamo facendo anche un pochino più, leggermente meglio del target. L'area di sinistra, come vede, sono tutta la lavorazione dei sottogruppi, dove i nostri operatori stanno lavorando intensamente e assolutamente come in questo reparto, che secondo me insomma è un po' la nostra punta di diamante, no? In quanto le persone lavorano abbastanza a ciclo, in maniera precisa, utilizzando tutte le attrezzature necessarie, i DPI, e vede, se qui invece abbiamo altri tipi di maschere, come vede. Quindi diciamo la parte sinistra della linea e la parte destra sono leggermente svincolate, perché la parte sinistra permette di costruire tutti i sottogruppi e la parte destra invece è la parte di finalizzazione della linea, quindi viene costruita proprio la scocca. Ci sono diverse commesse? Sì, in questo momento abbiamo diverse commesse, principalmente metano, questi qui che vediamo, però facciamo anche elettrici, cioè CNG, LNG, e diciamo i diesel ormai se ne fanno veramente pochi, insomma. Qui che cosa sta avvenendo? In questo momento stanno spostando, hanno completato una fase di lavorazione, la stanno spostando verso un'altra fase. Qui abbiamo invece un'altra parte di lavorazione dei sottogruppi, che sono quelli più grandi, e come in questo caso appunto loro effettuano la lavorazione della fiancata e del tetto dell'autobus, no? Al di là della protesta di questi giorni, di queste ore, comprensibile, in sintesi ciò che voi vorrete, cercate insomma in qualche modo di restituire, sì, all'opinione pubblica, insomma a chi ci sta guardando in questo momento, è l'immagine vera di questa azienda. Certo, l'immagine è una fabbrica che ha un'organizzazione, ha degli operatori che formati e che possono realizzare l'autobus, realizzare tutte le lavorazioni dell'autobus. C'è un'organizzazione in piedi, c'è un'organizzazione del lavoro, ci sono dei preposti che seguono le attività, e c'è la forza lavoro che permette di fare tutto questo. Chiaro che ora, se riusciamo a garantire anche una maggiore continuità e una stabilità sui materiali e sui processi, possiamo diventare competitivi sicuramente. Non è un'azienda defunta? Assolutamente no, lo vedete coi vostri occhi, insomma. Lui è Fiorenzo Scoppettone, il responsabile della carpenteria. E stiamo facendo un giro per far vedere insomma un po' di quello che facciamo
immagini reali. Esatto. E soprattutto, per esempio, nel caso del tuo reparto, tu stai facendo il piano di produzione, no? Sì, esatto, noi stiamo rispettando così come era il piano di produzione. Dobbiamo passare un aumento di cadenza della produzione da 1,1 che siamo a oggi a 1,5 già dal mese prossimo, e dal successivo dobbiamo raggiungere le 2 scocche al giorno. Quindi stiamo già in procinto, siamo già tutti pronti per poter fare questo aumento di produzione. Quindi possiamo restituire anche un messaggio di speranza positivo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi a livello di stabilimento, a livello tecnico, siamo pronti a fare anche un salto aggiuntivo e riuscire a rendere questa fabbrica sostenibile e competitiva per il futuro. Ma cosa c'è, secondo lei, anche dalla sua esperienza, che ostacola questo processo di sviluppo all'interno di questa azienda? Ma sicuramente bisogna dare una stabilità societaria e finanziaria, e la prima cosa, e poi chiaramente tutto il resto verrà di conseguenza. Insomma, se si dà questa buona base, sicuramente lo stabilimento e l'azienda possono diventare competitivi e crescere continuamente anno dopo anno. Fiducioso? Assolutamente sì. Qui vediamo un processo di lavorazione quasi ultimato. Sì, 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 queste qui sono autobus che in realtà in questo momento stiamo facendo un'attività di recupero, in quanto mancavano dei componenti e quindi l'autobus ha superato le lavorazioni di linea e sta facendo l'attività di recupero, mentre questi altri che vediamo davanti sono autobus in realtà completati e già deliberati, e siamo pronti per consegnarli ai clienti. Dove andranno questi? Questi autobus andranno in Campania, questi sono per la regione Campania, precisamente per Napoli, ANM. Mentre in fondo lì abbiamo dei altri autobus che, come vedete, sono invece anche quelli pronti per la consegna, e li abbiamo finiti praticamente stamattina, e infatti stiamo facendo il collaudo e poi li consegneremo ai clienti. Quindi anche questa è un'ulteriore verità, la Campania ha scelto IA. Certo, certo, produrremo 43 autobus. Siamo in procinto di consegnare 43 autobus per la regione Campania, quindi assolutamente sì. Ecco dove ci stiamo dirigendo in questo momento. Ora possiamo passare di qua e abbiamo la linea di montaggio, dove qui stiamo completando le ultime soste di lavorazione, dove vediamo che l'autobus si comincia a completare sempre di più mano a mano che scorriamo le soste di lavorazione. Qui vediamo appunto i nostri operatori che stanno completando le lavorazioni, buongiorno, le lavorazioni di completamento dell'anteriore, delle tubazioni. C'è una persona all'interno che completa invece la parte, chiaramente, allestimento interno, mentre nella fase finale di qua abbiamo i completamenti poi esterni ed estetici. Ciò che rallenta a volte questo processo è la mancanza di materiali che arrivano in ritardo. Sì, esatto, esatto. Abbiamo chiaramente dei componenti che arrivano magari alcuni giorni dopo la data ipotetica di montaggio e quindi siamo costretti molte volte a effettuare dei recuperi successivi, e questa cosa ci rallenta chiaramente.
un esempio di grande professionalità da parte di chi lavora qui all'interno, questo stabilimento? Assolutamente sì, assolutamente sì. Qui ogni postazione ha degli operatori che conoscono le fasi. Noi monitoriamo il tutto tramite delle matrici di polivalenza, quindi per far crescere poi le competenze e le conoscenze dei nostri operatori e poterli spostare su più postazioni e permettere alle persone di aumentare la propria professionalità. Quindi le persone che magari oggi monta le parti estetiche esteriori, dopo qualche mese può imparare a montare le porte ad esempio, oppure i mancorrenti, oppure altri componenti, diciamo, dell'autobus. Per noi questo è molto importante. Una forza innovativa anche giovane, vediamo. Assolutamente, noi qui abbiamo un mix, diciamo, tra giovani e, diciamo, persone che sono da tanti anni in azienda, no? Quindi che provengono sostanzialmente dalla vecchia azienda, dall'Iveco, e quindi abbiamo, diciamo, quasi un 50% di personale di un tipo e dell'altro, e questo ci permette, in realtà è un po' la nostra forza, perché ci permette di poter avere da un lato l'esperienza e l'altro invece la freschezza dei giovani. Siamo al termine di questo nostro viaggio. Assolutamente sì. Come vediamo, tutti gli autobus sono in lavorazione. Sulla sinistra abbiamo l'autobus di ingresso linea che questo qua è entrato proprio pochi minuti fa, che è arrivato dalla verniciatura e attende le lavorazioni delle soste successive. E dall'altro lato invece gli autobus in uscita, l'autobus che vede lì l'ultimo sulla linea uscirà a breve dalla linea per andare a fare le fasi di testing e finizione e poi di consegna al cliente. Quindi al momento siamo in cadenza. Questo che vediamo è il magazzino. Esatto, sì, in questo momento ci troviamo nell'area di magazzino dove abbiamo i componenti, diciamo, meccanici, quindi abbiamo i ponti, gli assali, i motori, dove ci sono i cambi, gli alberi di trasmissione, dall'altro lato invece abbiamo le batterie e qua sulla sinistra invece abbiamo tutta la parte invece di impiantistica, quindi come vediamo tubazioni, parti pneumatiche, serbatoi, tubi di scarico, e tutto il magazzino poi è diviso secondo un po' le linee produttive, le soste di produzione, quindi organizzato in maniera tale che arriva dall'esterno il materiale, viene allocato all'interno delle ubicazioni definite e poi ci sono delle liste di prelievo che seconda della, diciamo, dell'assetto produttivo e seconda della richiesta della produzione vengono prelevate da queste ubicazioni e portate nella produzione dove viene poi montato dove vengono montati i particolari. In sintesi, per concludere questo nostro viaggio, il messaggio che si sente di lanciare da qui? No, allora, mi sento sicuramente di dare fiducia, dobbiamo avere fiducia in tutto ciò che succederà anche nei prossimi giorni, dal punto di vista le persone devono stare tranquille, fare il proprio lavoro e sicuramente possiamo essere uno stabilimento competitivo e valorizzando le persone e avere un roseo futuro come stabilimento di Flumerti e come industria italiana autobus.